saluto cari radioascoltatori e ben connessi da Federico. Tre punti molto importanti arrivati contro l'Atalanta e soprattutto la vera gioia è stata la prestazione da parte della Roma. Una prestazione che nessun tifoso, compreso me, si sarebbe mai aspettato finora, dati i risultati altalenanti fatti negli ultimi periodi da parte della Roma e che rende orgogliosi i tifosi giallorossi e soprattutto anche speranzosi in vista di un piazzamento europeo. La nota della partita che mi è piaciuta di più è stato vedere Zaniolo che lottava su ogni pallone e soprattutto che forniva sempre degli assist e grazie al suo ottimo stop da parte del lancio di Karsdorp è arrivato il passaggio che ha portato alla rete del vantaggio giallorosso con Ebram, che devo dire che è uno degli uomini fondamentali chiave di questa stagione della Roma, e se attualmente la Roma si ritrova sesta, gran parte del merito va attribuita a lui. Ho visto una Roma veramente ben schierata in campo e a vedere la squadra che ha giocato contro l'Atalanta non sembra che stiamo parlando di una squadra che addirittura fino a qualche giornata fa si ritrovava ottava in classifica. Io credo che finora ci siano state anche molte incomprensioni, come ho detto anche nelle volte precedenti, svogliatezza da parte dei giocatori, perché io lo ripeto sempre dall'inizio della stagione che in generale i giocatori della Roma molte volte hanno mancato di impegno, e anche quando si criticano i singoli, ad esempio lo stesso Karsdorp che addirittura si era arrivati a dire che non era più in grado di fare né un cross né un rilancio né un passaggio, nella partita contro l'Atalanta ha smentito totalmente questo su di lui, anche perché il vantaggio giallorosso appunto è arrivato da un suo lancio e durante la partita ha fornito anche molti cross e molti assist. E poi non era possibile su Karsdorp, perché non era più in grado di poter fare cross o passaggi, perché mi ricordo benissimo che l'anno scorso con Fonseca invece crossava davvero tanto, e quindi non è possibile che un giocatore da una stagione all'altra si dimentica di fare il suo compito ed il suo dovere. Una vittoria che dà morale, perché appunto vincere anche contro l'Atalanta non è facile. Non per criticare o dare dei meriti all'Atalanta, però non ho visto un'Atalanta molto aggressiva rispetto a quella abituati a vedere finora in questo campionato. Però per me, più che dare dei meriti all'Atalanta, vanno dati i meriti alla Roma, che è riuscita a bloccare tutti i tentativi da parte della squadra di Gasperini. Appunto, la Roma era ben schierata in campo e ha fatto un'ottima prestazione e tre punti davvero meritati. Adesso bisogna continuare su questa scia, anche perché mancano 10 partite alla fine del campionato, sono 30 punti e non sono pochi, però non sono nemmeno tanti, nel senso che ormai gran parte della stagione è stata fatta, ma l'importante è mantenere almeno questa posizione. Bisogna stare attenti perché la Lazio è dietro soltanto ad un punto e sta giocando davvero bene la squadra di Sarri, e quindi bisogna prestare molta attenzione, poiché tra due giornate ci sarà lo scontro diretto nel derby, non bisogna sbagliarlo. E c'è anche la Fiorentina che gioca un buon calcio, ha una partita da recuperare ed eventualmente con quei tre punti starebbe un punto dietro alla Roma, quindi bisogna allontanare Fiorentina e Lazio almeno di qualche punto in più, perché un punto è veramente troppo poco. E adesso testa giovedì contro il Vitesse, non si sa se Zalewski ci sarà o meno a causa dell'infortunio subito contro l'Atalanta, ha svolto un'ottima prestazione questo primavera e che mi fa ben sperare per il futuro. Bisogna andare in Olanda cercando di fare un risultato positivo, e di modo che così per la gara di ritorno non ci siano problemi o difficoltà maggiori. E bisogna anche tenere in considerazione che non c'è più la regola del gol in trasferta, e da una parte per me questo può rappresentare un vantaggio,
E quindi per me la Roma, se gioca come ha giocato contro l'Atalanta, per me il turno di conference può passarlo tranquillamente. E detto questo, auguriamoci che da qui fino alla fine della stagione non ci siano più ulteriori infortuni o positività al Covid da parte dei giocatori della Roma e che questa vittoria contro l'Atalanta dia morale, dia fiducia alla squadra e faccia capire a me e ad altri tifosi che in realtà questi non sono giocatori non buoni, ma che mancano di impegno tante volte. Detto questo, vi mando un abbraccio, un saluto forte e alla prossima. Ciao da Federico.